Buonasera, salve. Siamo in live. Siamo in live. Siamo in live. Niente, vediamo un momento di spalmarci un po' ovunque. L'audio si sente, vediamo solo se l'audio si sente. Si sente, ok, check audio, fatto. Mamma mia, che ritardo che ritardo. Vabbè, io direi di non perdere tempo, continuiamo con la storia di Alan Wake. Andiamo a vedere dove ci porteranno questa volta le sue disavventure. Perché più che avventure per quanto ci riguarda sono disavventure. E va bene. Negli episodi precedenti, Alice è stata rapita. Alan, ti prego, aiutami. Alice! Fai ciò che dico se vuoi rivedere tua moglie viva. Posso confidarlo solo al mio agente, Barry. Diavolo, Barry, la uccideranno! Sei il mio migliore amico e temo tu stia impazzendo. Il riscatto è un manoscritto di cui sarei l'autore che si avvera davanti ai miei occhi. È successo, proprio come scritto in quella pagina. Me l'ero Così, dimenticato di passare ho trovato alla le mie scena. pagine sparpagliate. Voglio l'intero manoscritto. La scadenza è tra 2 giorni. Ho trovato il manoscritto. Ah, Brava giusto, ragazza. la ragazza. Ma come diavolo ha fatto a mettere le mani sul manoscritto? Non lo so, è piena di risorse. Te l'ho detto, sei stato troppo duro con lei. Senti, ho scoperto un sacco di cose interessanti mentre ficcanasavo in giro. Sì? Signor Wake, parla lo sceriffo. Abbiamo qui un agente dell'FBI, l'agente Nightingale. FBI. Sta ansioso di parlarle. Sarà meglio venire alla stazione. Ok, arrivo subito, sceriffo. Facciamo in fretta, ok? Posso aiutarvi? Sono Randolph, il responsabile. Cerchiamo Rose, alla cameriera giù alla tavola calda. Ah, Rose, certo. Brava ragazza. Chi la desidera? Sono Alan Wake. Lo scrittore, eh? Ho sentito alla radio che era da queste parti. Le faccio vedere dove abita. Rose è una ragazza splendida, sempre puntuale con l'affitto. Come dicevo, Al, ho trovato molte cose strane negli archivi del giornale locale. Questo posto è assurdo! Dispersi, morti misteriose, leggende metropolitane divenute realtà. E senti, la maggior parte di queste storie Mi ero succede nei dimenticato dintorni di del lui. lago. Beh, non si sbaglia, amico. Gli indiani pensavano che il lago fosse un portale per l'aldilà. Io sono una persona timorata di Dio, non credo a quelle cose. Sì, A ok. quelle cose. Comunque, c'era un'isola là Vabbè. di proprietà di un certo Thomas Zane. Ora, alcuni degli articoli che ho trovato lo descrivono come uno scrittore famoso, ma ho fatto delle ricerche e non ho trovato una singola riga che abbia scritto. Zane era un sommozzatore accanito, tanto che il posto venne chiamato Isola del Sub. Ma nel 1970 il vulcano sotto il lago eruttò e Zane fu inghiottito con l'isola. Ecco perché non mi trovavo. Tenevo la visuale a destra. Sì, amico mio, però ti porto in braccio. Andiamo, andiamo. Ma dove dobbiamo andare? Alla barca. Guarda questa Già, barca. pazzesco. Al mattino era lì come se fosse caduto dal cielo. E ci vorrebbe un tornado per sollevare una cosa simile. Per fortuna non ha schiacciato le roulotte. Una vera fortuna.
Andiamo, signori, vi mostro la roulotte di Rose. Andiamo. Ah, è quella la roulotte? No, era questa? Vive qua? No, è detto roulotte, effettivamente. Vive accampata qua? Ma è senza porta? Ma come si entra? Scusatemi. Ma dove sta sta roulotte? Ma quanta strada, quanta? E non solo! Una ragazza, Barbara Jagger, era affogata nel lago solo una settimana prima. Sì, sì. Sì, ci sono delle storie sulla Jagger, la strega graffiante che viene a prenderti quando fa buio. Roba per bambini. Beh, adesso viene la parte migliore. Tutti sì. Questi articoli li ha scritti Cinzia Weaver. Ho chiesto in giro, è quella vecchia pazza che hai incontrato. La signora delle lampadine è un po' ripetitiva, ma non è una mendicante pazza. Sì, comunque, conosceva sia Jagger che Zane prima che morissero e ha avuto una specie di esaurimento. Ma questo cavo del mouse, ne vogliamo parlare? Che mi sta facendo uscire scemo? Ok. Andiamo. Possiamo andare. Ma quanta strada. Signori, questa è la roulotte di Rose. Assa fa. Vi spiace dirmi cosa volete da lei? Vogliamo parlarle, tutto qui. A dire il vero, ci ha convocato lei. È bruttissima per salire le scale. Benvenuti a... Oddio, signor Wake, che piacere averla qui. Rose, hai il manoscritto? Oh, ah sì, sì, la prego, entri. Ehi, è dannatamente buono! Rose. Sì? Il mio manoscritto. Ne ho davvero bisogno. Capisco. So cosa le serve. Una musa ispiratrice. Mm-hmm. No, Barry! Non ha un bel niente! Sì, Barry! Cosa... venendo a prenderti, mi rivesti nella mia Barbara. Sono troppo debole, devi accendere le luci. Di passare a trovare lei e la sua mogliettina. Bisogna portare a termine ciò che si comincia. Insisto. Devi accendere le luci. Accendi le luci. Perché io penso che adesso inizieremo a correre? Lavoro, ragazzo. Che bei riflessi. Ottimi riflessi. Avevo la nausea e il mal di testa. Soltanto la rabbia mi faceva andare avanti. Non so più distinguere tra realtà e immaginazione, ma c'è un revisore immaginario che mi aiuta. È un'anziana vestita a lutto. La chiamo Barbara Jagger. È molto chissà se lui è chiuso nel suo studio. Le modifiche si fanno sempre più invasive e un po' alla volta scrivo tutto ciò che vuole. La odio, ma so che ha ragione. Mi ha promesso che così potrò salvare Alice. Sa più di quanto io immagini. Conosce il complesso incantesimo che sto creando. Conosce questo posto. Ha lavorato con un altro scrittore in circostanze analoghe, Thomas Zane. Ma poi soprattutto sembra una stanza di una ragazzina. Ci sono vicino. Lo sento. Cioè sembra una stanza di una bambina essenzialmente. Però questa era la stanza di Rose.
Anche perché c'è solo quello. Avevo meno di 12 ore per incontrare il rapitore. Potevo solo caricare Barry in macchina ed escogitare qualcosa una volta in strada. Benvenuto alla tavola calda, Odier. Cosa posso offrire? È completamente persa. Non riuscivo a odiare Rose. Qualcuno l'aveva usata per arrivare a me, lasciando il segno. La seconda tazza è gratis. Latte e zucchero sono laggiù. Vuole conoscere il menù del giorno? Grazie. No, grazie. Buona giornata. Il servizio è stato pessimo, sappilo. Allora, probabile che qua dentro mi possa servire qualcosa, ma cosa? Non vedo nulla. Anche se questo gioco non è come altri. Ok, vabbè, usciamo e... L'arma e la torcia erano andate. Dovevo riuscire a caricare Barry sull'auto prima che fosse troppo tardi. Non c'era tempo da perdere. Raggiungi l'auto. Una parola. Ma come ti stanchi presto proprio, eh? Ha una stamina proprio bassissima. Allora, l'auto sta là. Il nostro amico. Oh, adesso ci penso io a te. Che è successo? Cosa avete fatto a quella ragazza? Sono l'agente Nightingale, FBI. Mani in alto, Hemingway. Sei in arresto. Muovi un muscolo e ti svuota il caricatore in quella cazzo di faccia. Rimani fermo dove sei, Steve Lane. Sì, Matrix. Ma perché stai scappando? Ma che? Ci sono anch'io qui, non vedi, dannato maniaco? Perché dovrebbe scappare una persona? Non potevo abbandonare Barry, ma non potevo mancare all'appuntamento con il rapitore. Si arrenda, signor Wake. Forza, non complichi le cose. Muoversi, illustrate la zona. Che brutta minaccia. Devo seguire il sentiero, deduco. Bella che lui non corre. Muoversi, illustrate la zona. Più. Che brutti suoni. Ok, salve, buongiorno. Fermati! Aia! Aldola! Fatto malissimo proprio. Ok ragazzi, tenete gli occhi aperti. Cercherà di passare da qui. Già passato. Vuoi qui? Dannazione. Ups. Fortunatamente ci sono le rocce, però il problema delle rocce... Dannazione, dove è finito? Mi è sfuggito! Corri. Qua? Ok. Allora, qua è finito. No, o saliamo o scendiamo. Una cosa che non mi è chiara di questo gioco, ad esempio... È andato! Forza ragazzi, intercettiamolo! E come mai... cioè, o meglio, come orientarsi? Ah, qua siamo... Siamo tornati... Bene. Va bene. Salve. Che cosa ha fatto questo alla macchina della polizia? Non lo voglio sapere. Allora, qua caduta massima.
perlustrate la zona. Allerta. Adesso questi qua sono uomini o sono... Meglio non sprecare lo scatto. Il problema è che finiti loro, tocca a me. L'orrore era ovunque mi recassi. Mi circondavo. I poliziotti non avevano scelto. Stavano inseguendo uno scrittore, non un mostro. È stato Wake, bruttissima come cosa. L'elicottero? Ci mancava solo l'elicottero. Però almeno sta alla luce. No? Te ne vai? Benissimo. Ci mancavano solo loro. Porca paletta. Devo salire là sopra. Saliamo. Ah, ok. Guarda e attiva lo zoom. C'è nessuno. Tutti morti, tutti morti. Allora, buongiorno. Questo è proprio un letto. Qui James, Mulligan, Thornton, rispondete, passo. Qui Thornton. James, abbiamo preso in custodia sia Wheeler che Rose. Non hanno posto resistenza. Ehi, Mulligan, che stai facendo? Dai, stavo... Dammi quell'affare. James, qui Mulligan, passo. Dimmi Mulligan, passo. Abbiamo Wheeler e Rose. Wheeler è sbronzo fatto di qualcosa. A proposito di alcol, l'agente federale aveva addosso un buon profumo di eau de scotch. Non so se mi spiego, passo. Che c'entra? Di questo non so nulla, agente Mulligan, passo. Beh, non importa. Comunque, Rose si comporta in modo strano. Forse è meglio farli vedere entrambi dal dottore. Basso. Ok, se almeno stanno bene. È meglio a portarli qui in fretta. Interrogare Wheeler, basso. Sì, certo. Come no? Sembra che abbiano molto in comune. Basso e chiudo. Potevo vedere le luci della stazione radio in lontananza. Che facciamo? Andiamo a trovare quel pazzo schizofrenico della radio? Quindi, io ti ricordo che siamo senza pistola e senza torcia. Che facciamo? Che famo, Alan Wake? Pensai che la torre in lontananza appartenesse alla stazione radio locale. Main sembrava un tipo a posto. Forse mi avrebbe detto come raggiungere la miniera. Ah, giusto, noi in tutto questo dobbiamo incontrare il rapitore. Naturali si addossavano al cancello. L'oscurità che mi inseguiva voleva fermarmi. Non potevo passare senza una luce. Non potevo passare con una luce. C'ho una torcia gigante.
Mannaggia la miseria, ma come? Ma perché? 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 Troppo presto. Ok. Adesso hai la corrente. Che potenza. Ma la domanda ne è una. Perché sto coso sta qua? Cioè, vabbè. Guarda come scende bellino le scale, loot. Tutto, 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 tutto. Ok. Ok. Non ho batterie però. Aspetta, aspetta, aspetta. Ispezioniamo meglio il capanno. Non c'è una pistola o qualcosa, nulla, nulla. Vabbè. Va bene, polizia. Mi ci vuole un momento. Un'arma ideale nella mia situazione. Squadra 1, rispondete. Ok, come si usano? Premi per una granata accecante. Ok. Belli potenti, ma ci mette un po' di tempo. Ok. Perfetto. Buongiorno. Aia. Aia. Aspettiamo un momento, devo recuperare un momento di vita. Non posso aspettare, devo correre. Andiamo là. Ok. Ed ecco un'altra chiamata. Sei su KBF FM con Pat Main. Sono Milt Peabody, Pat. Che ci racconti, Milt? Beh, abito vicino al camping, Pat, e si sente un baccano terribile da lì. Beh, a quattro passi anche da me. Sai che succede per caso? Non saprei, ma ci sono varie auto della polizia, un sacco di sirene, un elicottero che sorvola la zona e credo anche di aver sentito degli spari. Spari? Ok. Aia, questo è bello tosto. Mamma mia. Ok, bene. Ma io non so se sto andando bene, quello è il problema. Vado alla macchina di polizia, però.
Aia. Non c'è niente, una pistola, un qualcosa che posso prendere, nulla. Va bene, ma io dove sto andando, mo? Io mi sono perso, come al solito. Come al solito. Io non è che ho capito se sto andando bene o meno. Ah, ma là c'è il sentiero. Ma quanto sono scemo. Salve. Fate entrare. Ok. Speravo Main potesse darmi un'auto per andare a vedere. Pat, sono Lorna Miles. Ciao Lorna, che cosa ci racconti? Non so perché i poliziotti si occupino tanto del camping. Che cosa vuoi dire? Un camping. Ovvio che ci siano problemi in un posto così. Cioè, cosa ti aspetti? Lo sceriffo dovrebbe aiutare noi cittadini normali invece di sprecare risorse con quella gente. Vabbè, facciamo... Lasciate che la feccia se la cavi da sola. Ah, ma il pallino giallo che noi vediamo in alto a sinistra è il punto dove noi dobbiamo vedere. Che bella sorpresa! È appena arrivato il famoso scrittore Alan Wake. Sì, se mi apre la porta. No, l'intervista no. Venga, signor Wake. Ah, sono lieto che abbia trovato il tempo di farlo, signor Wake. Lo dovevi dire per forza alla radio? Dan Brown! Cerchiamo di calmarci. Mettaci la pistola, siamo tutti amici, giusto? Ora si calmi, Nightingale, è nostro. Gesù santo! Ma cosa diavolo ne prende? C'è un civile là dentro. Beh, è l'FBI, non è che... Ma che salti che fa questo... E siamo tornati punto e da capo. Sì, ma c'ho solo una flash. Ridicolo da quante scogliere fossi caduto. Ecco cosa accade a intitolare un libro The Sudden Stop. Forse era un bene che non avessi detto a Main dove fossi diretto. Ah. Seminare i poliziotti e trovare la miniera da solo. Un treno. Com'è bello il treno. Oh sì, ti prego. Oh, che bello. Ok, però già non mi ricordo come... Come si usavano le flashbang. Questo? Lo vedo verde, luccicante? No. Ti conosco, mascherina. Ah, che bello. È bello rivederti. Ok. Ma mi dai anche un fucile? Sai com'è? No, nulla. Allora, c'ho due flashbang e 18 colpi in canna. No, cioè non in canna, però. Venite, venite. Non
Ok. Ricarica. Apparentemente non c'era alcun motivo per cui le luci della compagnia elettrica fossero lì. Sembravano messe apposta perché potessi usarle. Ma va? Aspetta che c'è qualcosa. Però sembra quasi un'arena. Aspetta che c'è qualcosa di là. No. Vedi? Buongiorno, fucile. Oh. Oh god. Questo è quello più... Ah, dannazione, dannazione, dannazione. Sono morto. Oh, dannazione, dannazione. No, il fucile lo voglio dopo. Questi già fanno i capricci, sti cosi. Quindi dopo un poco si spengono. Ho capito. Vabbè. Questo che cos'è? The Darkness Controlled Taken. Ok, vabbè, allora facciamo una cosa. Sono troppi. Aia. Aia. Questa è tosta sta cosa. Allora, lui mi dà le... queste qua per poterle usare. In light you can hurt them. Vabbè, grazie. Questa è proprio un'arena, dannazione. Che odio le arene. Questa cacchio, ma rimaniamo qua tutta la serata. Aia, aia, aia. Dai, vieni qua, eh. Vabbè, il fatto che devi ricaricare è un martirio. Il fucile a pompa è bello potente, ma non ne vale proprio la pena. Come si cambiava? Ah, con questo, ok. Perché io preferisco bruciarmi.
Quindi ho vinto? Sono fortissimo. Dove devo andare? Di qua. Che salto all'aereo cuore. Pezzi di libro. Salvataggio. Ah, che bello. Ti prego, dimmi che... Ok, vabbè, allora a livello di torcia stiamo messi abbastanza bene. Il telefono. Pronto? L'uomo più testardo che conosca. Alice! Alice! Alice, sono qui! Mi sento così sola qui. Sta andando tutto a monte. Occorre fare attenzione e collaborare. Lui si sta inventando tutto. Sono sempre più convinto. Era molto disturbata, ma non era l'unica cosa strana della telefonata. Aveva una voce insolita, ma almeno mi aveva chiamato. Più avanti c'era un ponte ferroviario e una sorta di magazzino sulla riva opposta. Speravo di trovare un'auto una volta arrivato. Ma perché quest'auto? Follow, segui. Ok, ma qua passa il treno però. Ma perché? Ah no, qua no. Dove passa il treno? Sopra? Aia. Ok. Ma scusatemi. Ah. Sì, vabbè, ma io con una piletta minuscola. Ho capito quello che devo fare. Io poi mi scordo che sti cosi sono vulnerabili alla luce. Allora. Allora. Sì. L'oscurità che mi perseguitava si faceva sempre più intensa e stava fagocitando ogni cosa sul suo cammino. Aia, aia. Aia. Vabbè. No, io non ho capito. Non ho capito. Speravo di trovare un'auto una volta. Non ho capito che cosa devo fare. Cioè, devo correre. È ammazza questa cosa. Non devo stare fermo. Non è chiara. Posso sparargli? Non c'entra niente il fatto di sparare. Vado di qua.
vado di qua. Faccio così. Non è che ho capito granché. Aia. Aia. No, non ho capito. Cioè, devo tornare indietro? Non sto capendo. Veramente non sto capendo. Il problema è che a fare queste cose a mo' di macchinetta mi dà fastidio. Quindi o mi spieghi quello che devo fare o io non vado avanti. Ok, io mi fermo qua. Ok. Mi fermo? Torno indietro. Vado un poco più avanti e poi torno indietro. Poi ritorno un poco più avanti. E poi torno indietro. Ah, non posso tornare indietro. Vabbè, ma io così. Ah, è la puttana di quella. Ok. Finito? Basta? QQ? Sei uno stronzo. Ok. Vabbè. Che poi queste pagine brillano più di achievement sbloccato. Egregio signor Wake. Da ragazzo, appena iniziai a interessarmi di scrittura, Stephen King fu una mia grande fonte di ispirazione. Pensavo a tutti gli oggetti inanimati che prendevano vita nei suoi libri. In una buona storia dell'orrore nessuno è al sicuro, soprattutto il protagonista. Sta lì il divertimento. Ma questo non era affatto divertente. L'oscurità poteva prendere tutto e si avvicinava. E raccolto la torcia professionale. Quindi la torcia professionale. Vabbè. Oh no. Oh no. Vedo molti barili. Molti. Oh no. Non ci voglio scendere. Oh no. Molte armi. Troppe armi. Tante armi. Grazie. Trova un veicolo. Io ti trovo anche. Salve. Merda.
Questi ne vengono altri. Aia. Aia, non ho letto la frase. C'è una luce. Che fate? Venite. Ecco. Qui si possono tranquillamente salire. Allora, un veicolo. Là davanti? Là davanti. Aia. È come... Mamma mia! Aiuto! Sì, e vabbè, ma come... Salve. Madonna! Ah. Sì, però non è che l'ho battuto, quel coso. Sì, vabbè, ma se il vuoto può prendere qualsiasi cosa, Vedere l'alba. Avevo un paio d'ore per raggiungere la miniera. Effettivamente, il sole. Luce. La miniera non era lontana. Sole, ma perché tanto con tutto il sole non è che cambiava granché, Mamma mia. Ho incontrato il rapitore e mi avrebbe consegnato Alice. Ma perché perdo tutte le armi? Ora però c'ho la polizia. Adesso l'audio è completamente sfasato. I dialoghi mi va bene, ma gli effetti no.